E alla fine ce l'ho fatta, ragazzuoli, sono riuscito a sbloccare le coppe retro di cui avevo accennato negli ultimi gameplay. Il modo c'era, ragazzuoli, c'era e come. Vi faccio vedere subito, sono le coppe del primo Super Mario Kart per Super Nintendo. Per sbloccarle, a differenza di come si sbloccano i vari trofei, qui bisogna raccogliere tante monete. Vi faccio vedere. Dovremo raccogliere 100 monete per ogni torneo, a seconda della cilindrata, quindi 100 monete totali nella Mushroom Cup, 100 monete nella Flower Cup. In genere si riescono a raccogliere 20-30 monete a percorso e alla fine si andranno sommate. Se supererete le 100, qui si attiverà l'opzione LR button che vedete, e premendo o L o R potremo accedere alle coppe retro. Eccole qua. È una procedura che va fatta sia per i 50 cc che per i 100 che per i 150, quindi io per arrivare a sbloccare i 150 cc delle coppe retro ho dovuto giocare e rigiocare e rigiocare. Comunque, ciancio alle bande, corriamo. Stiamo a 150 cc, selezioniamo la coppa retro e ci facciamo la Mushroom Cup di Super Mario Kart. Ed eccolo qui. Con l'engine di Super Circuit, ovviamente, ma le piste sono quelle. E a forza di giocare, ho imparato anche a fare la partenza con lo scatto iniziale. Anche la musica è quella dell'originale Mario Kart. Non so se si vede che ho giocato parecchio, mi trovo un pochino meglio rispetto all'impaccia... Aia, maledetto Donkey! All'impacciataggine dei primi gameplay. Certo, se qualcuno mi spara addosso me lo prendo e zitto, se non ho un oggetto per difendermi, però comunque. Vi ricordo che più monete si raccoglieranno e più si andrà veloce, fino a un massimo di 10. Quando avremo 10 monete, il nostro kart andrà al massimo. Stavo guardando la camera per un pelo. Ora qui ormai non devo più sbloccare nulla, quindi non mi interessa raccogliere monete, non mi interessa uscire dalla strada, non mi interessa fare il gameplay perfetto, voglio correre e divertirmi. Primo, secondo, terzo, non importa. Certo, se arrivassi primo sarebbe meglio, ovviamente, però... Però, là! Primi al primo percorso di questa coppa retro. Quanto l'ho desiderata, ci ho messo un sacco di tempo per arrivarci. Ok, l'ho fatta anche perché comunque ho visto che avete gradito molto i gameplay su questo Super Circuit, quindi perché non farlo? Oh, la Donut Plains. Il turbo, ora. Si deve cominciare ad accelerare nel momento in cui sta sparendo il semaforo giallo, proprio verso la fine, mentre si sta spegnendo il suono. Poi dopo nel prossimo percorso, se ci riesco, ve lo faccio vedere. Certo, non è che sono infallibile, ogni tanto sbaglio anch'io, però... Via! Tre gusci verdi a nostra difesa. Sì, però intanto qualche monetina cerco sempre di recuperarla. Stiamo giocando a 150 cc, quindi i nostri avversari sono molto agguerriti, ci spareranno addosso, cercheranno di sorpassarci in tutti i modi. Luigi, non ci provare. Però è così che c'è la vera sfida in questi giochi. Quando ho riprovato la versione a 50 cc, veramente andavamo come delle lumache. Infatti vincevo e tante volte doppiavo anche gli avversari. Ecco, questa la volevo. E questa. Oh mamma, qualche vigliacco ci ha lanciato addosso un guscio rosso. Sei stato tu, vero Donkey? Per fortuna che ci siamo parati. Vediamo un po' se riusciamo. Niente, e allora becca. E zitto. Quindi in realtà, no, quando ho detto che questi sono i mezzi più ingovernabili della saga di Mario Kart, ho sbagliato, perché non è vero che sono ingovernabili. Si guidano in modo diverso. Nel momento che si impara a gestire le derapate, sarà meno nemico il nostro sistema. Ok, sempre al primo posto con 18 punti, primi in classifica, seguiti da Bowser e Donkey Kong. Oh, la Ghost Valley. Ok, pronti? Cominciamo a premere l'acceleratore. Ora! Perfetto. Turbo!
E soldi, soldi, soldi. E ci dà una banana. Ok, teniamocela qualora ci arrivasse un guscio addosso. Siamo... che suoli? A 25 monete. Bene, bene. Oh. No, fantasma che mi fa rallentare e mi ruba le monete. E infatti, ecco, andiamo più... Non lo so. Un'altra botta? Ecco, bravo, sì. Rubami anche il bonus. Tanto, tanto io te supero. Maledizione. No, non la volevo usare adesso. Vabbè, è uguale. Approfittiamone. E oh mamma mia, prendiamo un po' di stacco. Sì, è vero, ho imparato a guidare, ma conoscevo bene gli altri circuiti. Su questi sono leggermente arrugginito. Ha un guscio rosso, inchiodiamo. Ah, un'altra cosa, il guscio rosso... Allora, sì, è un guscio a ricerca automatica, quindi lo lanciate a chi avete davanti e lo beccate. Però, se ve lo lasciarete alle spalle... Resterà fermo a terra e se la prenderà con chiunque lo sorpassi in quel momento. Quindi è l'ideale se volete colpire chi avete dietro. Non è efficace al 100%, però per dare un po' di stacco a chi abbiamo dietro andrà più che bene. L'ideale se si è primi. Fortezza di Bowser. Ok, riproviamo a partire col turbo. Ora. Benissimo. Vai, derapata subito. Soldi, soldi. Ai. Ogni tanto qualche frenatina ci sta bene. Azzarola, ho mancato i soldi. Siamo, beh, tuttavia siamo a 14, quindi già il nostro kart va al massimo. È che io fondamentalmente sono ingordo, lanciamoci un guscio alle spalle. E vai così. Abbiamo dato un discreto stacco agli altri, eh? Poi tirando al massimo nelle zone rettilinee guadagniamo ancora più stacco. Dietro guscio verde, vai. Poi questa curva non mi sta simpatica. E neanche questa. Ma ciò nonostante, niente. Ciò nonostante riusciamo a farle. Quarto giro, sì ragazzuoli, perché su, se vi ricordate, su Mario Kart per Super NES c'erano quattro giri anziché i soliti tre che sono stati adottati nei giochi successivi. Ok dai, questa qui diciamo è una partita abbastanza tranquilla. Abbiamo un fantasmino, vediamo se possiamo rubare qualcosa. Nulla, vai. Ah no, cinque giri, scusate. Vai. Questa qui ormai è diventata la zona del lancio dei gusci. E finalmente riusciamo a fare questa curva senza caricarci il muro. Niente, quelle monete proprio ce le siamo dimenticate. Vai così. Prima posizione con 37 monete. E Donkey Kong alle spalle. In pratica ci stiamo facendo questo torneo in semisolitario. Ok, abbiamo finito la prima Coppa dei Funghi. Siamo a 9 minuti, ce ne facciamo un altro. In realtà è quasi ora di cena, ma dovrei fare in tempo a fare tutto. Coppa d'oro per noi. Pam, pam. Rango A, mamma mia, neanche una stella. E abbiamo, ecco, vedete come funziona. Qui tutte le monete prese nei vari circuiti vengono sommate e qui abbiamo preso un totale di 143 monete. Ormai immagino serva poco, ma ok. Vai, sotto col secondo torneo. 150 cc, stavolta scegliamo Yoshi. Yoshi! E ci andiamo a fare la Flower Cup. Non questa, perché questa è quella originale. Ecco qua, il circuito retro. Sono distribuiti in modo diverso, perché sono ordinati diversamente rispetto all'originale. Ma comunque i circuiti penso ci siano tutti. Io per perdermi in chiacchiere stavo... Oh, infatti è quello che vi stavo dicendo. Questo circuito sarebbe stato quello finale della Coppa Fungo. Qui invece lo troviamo come circuito iniziale nella Coppa Fiori. A questo punto non lo so mica se ci stanno tutti. Mi sa che qualcuno l'hanno dovuto tagliare per forza di cose. Vabbè, vedremo man mano che andiamo avanti. Peach. Via, pussa via. Vai, curvona di derapata.
E là! 3 monetine ce le prendiamo, siamo a 18, quindi potrei anche smettere di preoccuparmi, è solo che sono avido e tirchio in questo gioco. Ah no, senti, non facciamo scemenze, corriamo e basta, altrimenti va a finire che arrivo secondo o terzo. Andiamoci un altro bonus. Guscio rosso. E lo tengo. Vieni qui, Todd, vieni qui. Tanto te becco, dove vai? E il... porca miseria. Oh, via. Wow. Il trucco sta tutto nel saltellare. Salta, salta e ogni tanto frena. Dai che ci siamo. Remy. Todd ci ha provato. Ma non c'è trippa per gatti. Ormai a forza di giocare e rigiocare in questi giorni, un po' di mano ce l'ho presa. Non sono eccellente, ma comunque rispetto ai primi gameplay me la cavo molto meglio. Oh, vai. Vai. Opla. Questa sarebbe stata Chocolate Island. Se qualcuno si avvicina lo faccio secco con questo guscio. Sì, ormai non mi interessa, io passo dentro, passo fuori. Ciao Todd! Addio Todd! Wow! Lì c'era un altro... La mappa comunque qui si pattina veramente tanto, eh. Qui anziché girare ci si sposta lateralmente per quanto si slitta. Niente, non riesco a prendere quelle monete perché il kart si sposta. Nel frattempo abbiamo... quasi doppiato, anzi abbiamo doppiato gli altri giocatori. Ma so primo, sì, ok. I nostri avversari. Ecco qua, sorpassiamo Bowser che sta in ultima posizione. Prendiamoci un altro bonus. Bowser? Che è sta storia? No, l'ho mancato, guarda se adesso vado a prendermi me medesimo. Finalmente riusciamo a prendere una moneta. E via! Ah, sono scivolato, ho visto che... che ha ruotato tutto. Rimi anche qui. Cominciamo il torneo nel migliore dei modi. E ancora ci stanno bombardando. Ok, adesso ci aspetta Ghost Valley numero 2. Wow. Ciu, cia, cia, cia. Forse qui non è stata una buona idea. Ok. Abbiamo lasciato una banana, ma nessuno ci ha scivolato sopra. Soprattutto, ecco, attenzione a non andare di sotto. E qui si cade. Oh, stavo per scivolare sulla mia stessa banana. Todd è morto, fantastico, non so come perché ho visto. E siamo caduti anche noi, meraviglioso. Vabbè dai, un po' di sfida non guasta. Ciao Mario. Let's go. La pianti di rubarmi le monete che mi mandi più piano. Porca miseria. Non mi sto più riprendendo. Ok, dai. Impegniamoci. Soprattutto prendiamo i bonus. Certo, poteva darmi un fulmine. Un set di gusci rossi, ma... aspettiamo un rettilineo, cioè questo. Principessa, fuori dalle scatole. Questo guscio non è per te. Neanche per te Luigi, quindi... oh, eccoci, appena trovo un punto. E niente, l'ho dovuto sacrificare per la principessa. Vabbè, secondi, dai, ce lo possiamo permettere, su via. Pam, 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 pam. 24 punti contro i 21 di Todd, in testa saldi. Un'altra Donut Plains, questa è la seconda Donut Plains. E non dovrebbe essere in realtà troppo difficile. Dovremmo poter fare delle belle derapate. Ma via. Prima cerchiamo di prendere un po' di monetine così da andare veloci. Lasciamo una banana. Maledetto Todd. Stai cominciando ad accollarti sul serio, eh? Questo è quando uno si perde in chiacchiere, che per chiacchierare ti deconcentri. Ok, giochiamo. Oh, finalmente. Tre gusci rossi. Uno, due. Ah,
Abbiamo colpito due volte il povero Luigi. Vai, vai a prendere Todd. Preso. Ora gli rilanciamo. No, Mario, non era per te, porca miseria. Ah. Pum, 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 pum. Vai. Oh, mamma. Corre, Todd. Ecco, ma adesso corriamo anche noi. Porca miseria. Perfetto, adesso tutti vanno più piano e io vado più veloce. Lo volevo togliere di mezzo, ma... Ok, vediamo se ci lasciamo il guscio rosso alle spalle. Non servirà più, tiè. Ce lo siamo tolti di mezzo alla vecchia maniera. Ora, cerchiamo di lasciarcelo indietro. Teniamo una banana perché quando ci stanno queste situazioni spesso ci lanciano un guscio. Ok, attimo di concentrazione. Porca miseria, Todd, maledetto. Non ci provare minimamente. Ottimo, abbiamo pure un altro guscio rosso. Lasciamocelo alle spalle qui. Abbiamo colpito Todd. Nel momento che l'ha sorpassato, il guscio è ripartito e l'ha centrato. Buenos. Di nuovo primi. 33 punti, sì. A posto, è andato anche questo, ragazzuoli. Dobbiamo vedere per esteso? Sì, non me lo fa saltare. È il nostro momento del trionfo. Coppa d'oro per noi e abbiamo completato anche la Flower Cup. Per questo gameplay io mi fermo. A breve ne registro un altro dove giocheremo le restanti coppe così da chiudere definitivamente Super Mario Super Circuit e poter passare ai successivi prossimamente. Ok ragazzuoli, grazie per la compagnia, vi invito a lasciarmi un bel like, un'iscrizione al mio canale, anche perché sono arrivato a 300, se qualcuno non se ne va, 300 iscritti, e la cosa mi fa veramente piacere. Continuate a seguirmi che mi fa sempre tanto tanto piacere. Ciao ragazzi, un abbraccio!